Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy e benvenuti nella seconda configurazione dedicata al 2K Coda HD. Lo scorso computer siamo rimasti ancora un pochettino con le braccia dentro il corpo, così. Esatto, sì, alla genovese, diciamola così. Ma questa volta è diverso. Questa volta abbiamo un po' più di budget. Ma prima di parlare della configurazione in sé, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e iscriverci sui social qua sotto, soprattutto Instagram. Cambia finalmente, abbiamo più budget, abbiamo un po' più budget, quindi è giusto che tutto cambi, ma tutto cambia nel senso vero proprio del termine, nel senso che proprio tutte le componenti per la prima volta dopo quattro configurazioni cambiano. Esatto, questa è una build da 1500 euro, alla fine vi consigliamo anche un monitor, il totale è sui 2000 euro, non è una build per tutti, ma è una build che ci permetterà di gestire al massimo, secondo me, anche dominare il Coda HD. Inoltre ci terrei a ricordarvi che queste configurazioni che di solito facciamo appunto nel periodo natalizio valgono anche per i mesi a venire, per questo le facciamo in alcuni casi un pochettino magari sbilanciate con componenti più nuovi di altri, semplicemente per il fatto che sappiamo che per la legge del mercato alcune cose si abbasseranno per forza di cose e arriveranno nei mesi a venire a costare di meno, quindi a rendere le build più evergreen, mettiamola così. Partiamo subito con la piattaforma CPU motherboard. Allora, abbiamo scelto una cosa completamente diversa. Abbiamo scelto un Ryzen totalmente di un altro universo. Vi consigliamo Ryzen 7 2700, un processore top di gamma, perché alla fine è un top di gamma, anche se c'è quell'X, chi se ne frega, top di gamma anche questo, che della serie 2 di Ryzen, un processore ottimo, un prezzo di 300 euro spaccati. Allora, in questo caso è una CPU polivalente, perché ne ragionavamo anche prima parlandone insieme, è un processore che normalmente dedicheremmo più all'ambito lavorativo, però di fatto qualità-prezzo è ancora la scelta migliore in questo momento. Chiaro è che se state decidendo di spendere una cifra del genere e volete comunque tenervi un'alternativa, appunto sempre nell'ottica di prima, anche nei mesi a venire, vi consigliamo anche qualcosa qua sotto in descrizione della controparte Intel, però attualmente al momento, no. Al momento questo è il best buy. Se state vedendo questo video fra un po' e le cose sono cambiate, potete anche valutare. E sempre per il fatto che siamo in ottica gaming, la piattaforma non è una X470, bensì rimaniamo sulla B450 con una Aorus Pro, che è un classico che per il momento è un best buy, perché a livello di prezzo sta circa sui 130-135 euro e ha tutto quello che potreste desiderare da una scheda madre in questa fascia di prezzo e in una configurazione come questa e anche di più. Ma alla fine l'X470 costa 30 euro in più, quindi nel caso potete prendere anche quella e magari fare qualcosa, però va bene anche questa. Sulle RAM ci siamo stati tanto. Sulle RAM ci abbiamo pensato, perché ci sono tanti modelli, abbiamo preferito comunque prendere un modello performante, molto performante, da 3200 MHz, che costa un occhio della testa, perché costa tantissimo. Ci sono delle alternative meno costose, anche di 30-40 euro, meno belle esteticamente ovviamente, ma abbiamo scelto delle Trident G-Skill Z. In questo caso, in configurazione chiaramente da due banchi da 8 giga per sfruttare il dual channel e avere comunque i nostri fantastici 16 giga di memoria per non farci mancare proprio niente, visto che stiamo spendendo tanto. Ma appunto per questo motivo abbiamo voluto spendere qualcosa in più, proprio per dare un valore aggiunto a livello anche estetico a questa configurazione, perché come detto ci sono tante alternative che vi fanno risparmiare dai 10 facciamo ai 40 euro se le volete proprio scarne, senza, sì, LED, base. Sono delle bombe ste RAM, parliamoci chiaro. Una bomba. Il case è una chicca, perché anche in questo caso abbiamo voluto premiare un pochettino l'estetica, ma rimanendo comunque su uno stile abbastanza classico e che potesse piacere un po' a tutti, non super tamarro. E l'abbiamo scelto di una marca che ci piace particolarmente e da un po' di tempo, ovvero Fantex. Abbiamo scelto il P400, che è uno dei più belli a parer nostro, sulla fascia di prezzo che si aggira nell'intorno degli 80-100 euro. Esatto, questo case è una meraviglia, airflow ottimo, abbiamo tutto quello che deve esserci al posto giusto, i materiali sono belli, sono comunque ottimi, e c'è la partia laterale completamente in vetro temperato che appunto ci permette di vedere il nostro bellissimo PC sempre.
E sempre parlando di estetica, appunto parlando di estetica data la nostra bella finestrella in vetro, abbiamo messo anche un dissipatore questa volta e non l'integrato del processore. L'integrato, il boxato del processore. Esatto, abbiamo messo un NVGA CLC 240, un dissipatore forse un filino esagerato, però una bomba allucinante. Questo è un dissipatore per spettacolare. Anche con i LED RGB. Questo è un argomento che solitamente fa infiammare gli animi nella community dei tech reviewer, youtuber e sti cazzi. E forse esageratamente. Forse un po' troppo. Perché siamo stati i primi a parlare di alimentatori su YouTube Italia e sulla qualità dell'alimentatore, ma forse adesso stiamo esagerando un pochino. In questo caso vi consigliamo due modelli, due alternative, quindi decidete voi quale volete, anche perché a livello di consumi questa configurazione non andrà mai oltre un tot, quindi non vi preoccupate. Un modello da 550 watt DC Sonic con efficienza Gold, il Focus, e un modello EVGA che ci piace tanto, B3, strano EVGA, infatti, che è un modello Bronze, chiaramente, quindi non ha l'efficienza Gold che troviamo nel primo modello Seasonic, però ha un wattaggio un po' più alto, ovvero 650 watt. Decidete voi, vanno bene entrambi e spendete la stessa identica cosa, perché in questo momento stanno 88 euro entrambi. Lo storage in questo caso ritorna alla classica accoppiata di SSD più hard disk, ma in questo caso, visto che stiamo spendendo un po', l'ho ripetuta mille volte questa frase durante il video, ma va bene lo stesso, ci sta. Abbiamo deciso di mettere un SSD prestante NVMe, che tra l'altro stiamo utilizzando proprio in questi mesi, che ci ha mandato anche XPG, ed è un'ottima alternativa proprio per il suo costo e il rapporto costo prestazioni. L'SX 8200 costa poco più di 80 euro, per cui abbiamo un prezzo ottimo che è accostato a un HDD che trovate a 41 euro, che vi linkiamo qua sotto, da 1 tera, con poco più di 100 euro siamo a posto e possiamo mettere le cose più che necessitano della nostra velocità sull'NVMe e poi lasciare le classiche attività di storage sull'hard disk. Giochi compresi, nulla vieta di mettere i giochi anche sull'hard disk. Di questo ne abbiamo già parlato anche nel video scorso. Ovviamente, se ci conoscete ragazzi, la scheda video non poteva essere che una. Se il budget è 1500 euro e abbiamo detto che la 2080 io la odio e non la voglio proprio vedere, ci può essere solo una soluzione in questa fascia, cioè l'RTX 2070. Allora, in questo caso ci sono un paio di cose da dire, ovvero il modello che troverete qua sotto in descrizione è un modello EVGA, quindi un brand che comunque ci piace tanto, ma tanto. L'abbiamo messo in descrizione più che altro perché questa scheda che trovate qui sotto è l'unica che sta a questo prezzo per quanto riguarda l'RTX 2070 in questo momento. 539 euro. Va detto comunque, dato che non abbiamo nessuna influenza di nessun tipo su questo video da fatture esterni, questa è la migliore qualità prezzo che abbiamo visto, ma la migliore che abbiamo provato è l'Asus. È una gran bella scheda la 2070 Asus, che comunque se cercate di recuperare in questo momento vi fa spendere circa 150 euro in più, che è esagerato. È comunque secondo noi la miglior personalizzazione in questo momento disponibile. Se la gioca con le VGA, però il prezzo ragazzi è molto più basso, per cui non ha senso. Come al solito però ricordate, come detto anche per tutto il resto del video, ricordate che queste configurazioni rimangono valide non solo per dicembre ma anche per i mesi a venire, quindi soprattutto le RTX che hanno visto la luce negli ultimi mesi hanno tutto il tempo per assestarsi a livello di prezzo e diventare decisamente più abbordabili, quindi tenetele d'occhio e tenete da conto i nostri consigli, quello che vi abbiamo appena detto. A questa configurazione inoltre io abbinerei un MG 279Q, perché comunque del G-Sync non ce lo possiamo permettere, perché 200 euro in più per il G-Sync io non ce li spendo, per cui mi va benissimo quel monitor lì, 144Hz Quad HD. È un grandissimo monitor che tra l'altro noi stiamo utilizzando da tempo comunque. Quindi ragazzi, come al solito, fateci sapere che cosa ne pensate di questa build. Ovviamente, se avete qualcosa da segnalare, magari da migliorare, assolutamente fatelo nei commenti e parliamoci nei commenti, ma soprattutto trovate ovviamente tutti i pezzi in descrizione, quindi non dimenticate di lasciare un like al video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale, attivare la campanella, iscrivervi a Instagram, iscrivervi a Facebook, e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi! Mamma mia quanto parlo veloce!